perché è unicamente un fatto che vogliamo sottolineare questa volta, quest'anno, l'unicità del Teatro delle Arti, che crediamo sia un fiore all'occhiello di questa città, perché è un teatro dove si fa una stagione teatrale, una stagione di teatro scuola, una stagione per le fiabe, una stagione di teatro invernacolo, una stagione di danza, una stagione che è comico. Insomma, praticamente, per farvela breve, presentiamo circa 200 eventi teatrali in un anno e 900 proiezioni cinematografiche. Non so la mole di lavoro qual è, credo che sia tantissima, perché impegniamo moltissimi giovani che lavorano intorno a queste produzioni e lavorano intorno a quello che fa il teatro. Quindi crediamo di voler sottolineare con questa conferenza stampa tutto l'enorme lavoro svolto da un manipolo di imprenditori dello spettacolo, che oltre a fare gli artisti hanno pensato di farsi dei debiti per fare tutto questo, e ci sono riusciti in pieno. Vogliamo anche sottolineare a voce forte che quest'anno vogliamo dire pubblicamente che il teatro è una cosa che si è fatta da solo, con il sostegno e la collaborazione del Comune, che in 20 anni ci ha dato 20.000 euro in tutto e manca una lira più. Quindi questa conferenza stampa stamattina è una conferenza verità, nel senso che diremo le cose come stanno, perché il Comune partecipa tantissimo con noi alle cose e lo ringraziamo perché ci ha dato l'opportunità di locali, ma sicuramente per quanto riguarda la parte economica sfatiamo qualche leggenda che qualcuno artatamente vuole mettere in giro. Noi abbiamo preso fino adesso dall'ente pubblico Comune 20.000 euro in 12 anni. Detto questo, poi andatevi ad analizzare tutte le rassegne teatrali, perché vedrete le grandi novità che ci sono, i grandi nomi che ci sono in tutti i settori, la grande attività. Nella danza ci sono nomi nazionali ed internazionali, nel teatro scuola ci sono addirittura produzioni che vanno al Sistina, che vanno al Politeama a Napoli, che vanno in molti teatri di mezzo sud. Insomma, non mi voglio dilungare, se no faccio un monologo, non faccio più una conferenza stampa. No, volevo solo chiarire che in questa tortora verità, che stamattina questa è la giornata, è il Tortora Day, volevo solo chiarire che nonostante queste enormi difficoltà, vi garantisco assolutamente che al Teatro delle Arti si terranno tutte le manifestazioni che sono segnate. Quindi, al di là di quello che poi accadrà come aiuti, come contributi, eccetera, comunque si terranno. Sono 11 anni che ce la facciamo da soli, riusciremo a farla anche quest'anno.